successo in questo posto? Allora, Steph, partiamo. Una. Ok, una. Due. Dimmi che sono tre, basta. Burloni, bentornati in un nuovo episodio della Ipervanila. Grazie mille di tutto il supporto che state dando anche a questa serie, anche se non è come quello della vita in città. Non lo so perché vi piace di più la vita in città, in realtà lo so, perché quella serie è bellissima. Però ragazzi, anche per questo video vi voglio chiedere 5.000 mi piace. Ma a fine del video vedrete una clip in cui andrò a casa di Steph e di Fiere a consegnare 10 campane a Steph. Voglio assolutamente la reazione di Fiere, se sarà contenta o meno, ma ve la metto dopo la clip. Non adesso, perché oggi dobbiamo fare un sacco di cose. La prima cosa da fare è che richiedervi il nome del panda, perché non ho trovato un nome che mi abbia ancora soddisfatto. Quindi sotto nei commenti continuate a scrivere il nome di questo piccolo panda. Allora, come ti dobbiamo chiamare, panda? Io volevo chiamarti Kung Fu Marci, però molti dei commenti hanno detto no, Kung Fu Marci non è così bello. Quindi nei commenti continuate a consigliarmi, perché tu sei simpatico, sei bello, però non hai ancora... Guarda come sei tenero. Vabbè, oggi voglio fare un sacco di progress, e con progress cosa intendo? Dobbiamo assolutamente costruire un sacco di cose. Allora, la nostra farm di grano direi che per adesso va più che bene così. Voglio farla sicuramente automatizzata, sono d'accordissimo, ma per adesso direi che va più che bene così. Ho anche delle patate nell'inventario, perché sono andato nel villaggio e le ho prese, quindi andiamo tranquillamente a fare questa cosa qui. Poi voglio fare una farm di pecore qui davanti, a parte che questa qua si è chiusa e dall'altra parte si è chiusa un'altra mucca, ma va bene. Qua voglio fare una farm di... voglio fare tipo una fattoria degli animali, nel quale all'interno ci mettiamo un po' tutti divisi i vari animali che troviamo. Però per le pecore voglio dividere proprio tanti slot, nel senso che voglio per ogni colore che esiste nell'inventario della creativa un colore di pecora. Non lo farò ovviamente oggi perché sarà difficile, però voglio iniziare a costruire qualcosa. Ma tu perché sei qua esattamente, eh? Quindi prendiamo un po' del legno che abbiamo, dark oak, abbiamo anche un bel po' di stone, che non è per niente male. Ma io sento ancora scheletri, mi sa che devo mettere un po' di torce qua sotto, mi sa proprio di sì. Allora facciamoci gli stone brick e iniziamo a costruire. Allora, voglio farlo qua. Voglio fare l'ingresso qua dentro, quindi voglio che sia comunque un 2x2, dove l'ingresso poi è abbastanza una, come se fosse una sorta di fattoria base. Non voglio fare la fattoria rossa tipo quella che hanno Steph e Fere nella vita in città, ma voglio fare una cosa abbastanza carina. Qui si può fare che l'ingresso è alto 3, quindi così. Ok, così potrebbe essere interessante come ingresso. Qui sopra poi voglio metterci la pixel art della pecora sopra, quindi va benissimo. Qua ci facciamo un po' di wall, ne abbiamo 60, perfetti 60, vanno più che bene. Quindi facciamo una cosa del genere, così riusciamo a chiudere per bene. 1, 2, 2, ho detto 2, 3 e 4, perfetto. Poi qua dentro ce l'abbiamo una pala, non abbiamo una pala, mi volete dire? Mi sembra che una pala ce l'ho. Era nell'altra chest, va bene così. Allora, ho preso anche il legno che avevamo in più, che è quello di oak normale purtroppo, però vabbè, ce lo dobbiamo far andare bene. Allora, adesso facciamo il sentierino qua in centro, lo voglio fare bello lungo, e per ogni pecora di ogni colore voglio comunque dedicare un bel quadratino. Quanto lo possiamo far grande? A parte che qua dietro sarebbe un po' da sistemare la zona, direi di fare uno per l'acqua. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Così, direi che così è perfetto. No, non sta piovendo, non mi dire che sta piovendo, uffi. Allora, facciamolo con sempre i wall. Potremmo tenere sempre i wall per adesso. Poi dopo decoriamo per bene. Quindi così è uno slot. Poi ovviamente andrà all'ingiù. Siccome sono 16, bisogna fare 8 da una parte e 8 dall'altra. Quindi mettiamone ancora così. Ok. Conviene che qua faccio tutto e poi ci vediamo quando ho finito. Ci metterò un sacco. Ho quasi finito, è venuto abbastanza bene. Purtroppo c'è questa mucca qui che non posso far uscire perché mi serve, quindi l'ho lasciata segregata un attimino lì. Quindi facciamo così, concludiamo tutto per bene. Ovviamente qua davanti dovremmo chiudere con delle fence, perché sì, ogni pecora dovrà essere comunque chiusa in qualche modo. Non so se voglio chiudere poi tutto il sopra in qualche modo. Per adesso direi di no. Ehi tu, vieni, forza di corsa, seguimi, che tu sarai la prima, la predetta, la migliore, quella bianca, ti rendi conto? La prima pecora per noi. Voglio 10.000 mi piace per questa pecora. No, però è simpatica questa pecora. Questa qui sarà la pecora. Dai, su, seguimi. Bravissima, sei entrata. Adesso vado a prendere un po' di delle tue amiche, va bene? Sì, pecora, brava, sei brava. Dov'è l'altra pecora bianca che ho visto qua prima? È sparita per caso? È sparita la pecora bianca. Eccola qua, ce n'è un'altra. Entra anche tu. E ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta. Ha fatto uscire il bambino. È uscito. Sì, The Parrots and the Bus. Quelle bianche le abbiamo. Piano piano riempiremo tutto. Quindi adesso io vado a farmi un pochino i fatti miei di là, torno e vediamo se riesco a riempire qualcosina. Speriamo. Sono venuto al villaggio sprovvisto di roba. Vi dico solo che sono andato veramente tanto avanti a casa, ma non vi voglio spoilerare niente perché ci andiamo dopo. Vi dico solo che ho due picconi con 6 utilizzi rimasti e uno con... vabbè, questo l'ho appena fatto. Vi dico solo che ho fatto tanto e sono nate un bel po' di pecore perché è passato più o meno 8 ore dall'ultima registrazione, ma sono venuto al villaggio perché la scorsa volta mi avete detto che ho lasciato appunto la canna da pesca. Sono tornato qua assolutamente perché voglio cercare di ritrovarla. Ma perché voglio ritrovarla? Perché era veramente potentissima. Unica cosa, mi avete detto che probabilmente i nostri fantastici villaggeri l'hanno tolta perché loro possono entrare e interagire con le chest. Questa cosa assolutamente non la sapevo. Però qua intanto noi prendiamo tutto quello che possiamo perché ci può sempre servire. Ovvio non li smantelliamo tutto perché mi dispiacerebbe un pochino, però voglio controllare con voi più o meno tutto quello che c'è nelle varie ceste. Infatti vedete un inventario vuoto e voglio cercare di andare assolutamente a vedere cosa sta succedendo da questa parte. Ah, si può anche andare giù, c'è anche un lupetto, sarebbe bello prendere un lupo e chiamarlo come il mio primo cagnolino che avevo nella mia prima serie di sopravvivenza. Eccola qua, canna da pesca con l'Ur 3, ma non so se era realmente questa o ce n'era un'altra, però comunque lasciamo perdere. Ciao cagnolino, ciao, che tenero che hai cagnolino. Stavo dicendo, andiamo a vedere un pochino che cosa c'è. Questo cosa mi dà? Allora, 15 beetroot mi danno uno smeraldo e uno smeraldo mi dà 6 di pane. Dovremmo fare un episodio solo e unicamente scambi con i villager per capire che cosa realmente fanno e creano. Questo che cosa fa? Questo non fa niente perché è fuori dal villaggio, credo. Mi avete detto che probabilmente non funzionano i villaggeri perché sono fuori dal villaggio. No, non vuole... Ragazzi, non volevo mica ucciderlo, vi pare? Ho sbagliato. Ecco, sì, torna al villaggio. Niente, non funziona sta cosa. Non so realmente perché non si fa, perché non ho mai giocato a questa versione prima di fare questa iper vanilla e la vanilla vecchia. Quindi continuate a consigliare sotto nei commenti. Allora, continuiamo a vedere se ci sono delle case che non abbiamo visto. No, questa sicuramente le abbiamo viste tutte. Bisogna andare un pochino più da questa parte qua. Esatto. Dovrebbe esserci anche il villaggero che abbiamo tradato la scorsa volta, che dovrebbe essere proprio lui. Esatto, vedete? Avevo farmato altre campane io, ma non so sarà lui o un altro, non ricordo bene. Vediamo se ci sono altre ceste. Qua la cesta è stata rubata. E invece qua dentro che cosa c'è? No, qua non si può entrare. Non si può entrare. Questo sta lavorando qualcosa. Qua c'è il disenchant. Mi avete detto anche che se faccio questa cosa qua, in teoria mi ridà l'esperienza. Non ho capito bene come funziona, ma non voglio farlo. Mi dispiacerebbe troppo. Cosa c'è qua dentro? Ci sono delle altre bacche. Prima di tornare a casa ho deciso di esplorare un po' e guardate cosa ho trovato. Un altro villaggio con vicino la Dark Oak Forest, che è bellissima. Voglio vedere un po' che cosa hanno nelle chest questi piccoli villaggeri di questo piccolo posto. E ho notato che hanno un sacco di hay bale che ci possono far veramente comodo. Intendo le balle di fieno. Ma questi qui non c'hanno niente da darmi, scusa, un po' di chest, un po' di qualcosa, niente, zero proprio. Aspetta, questo qui cosa fa? Oh, ma questo è piccolo, ciao, quanto sei piccino. Vuol dire che si è appena creato questo villaggio, perché non vedo chest, sono tutti piccolini villaggeri. Siccome l'ho appena caricato questa cosa, probabilmente può essere anche per questo fatto qui. Siamo tornati a casa. Allora, non è che ho fatto chissà che cosa, però ho fatto crescere un po' di tanti. Perché c'è una pecora fuori, due pecore fuori? Perché c'è un buco? Cosa è successo in questo posto? Perché c'è un buco? Ma che cosa è successo qua esattamente? No, ragazzi, mi stanno uscendo le pecore. E dai, ne abbiamo perso un sacco. Allora, qua ce ne sono tre. Sì, ne avevo fatte crescere un po'. Tre e due dovremmo essere. Che ne avevo trovato una grigia che era spawnata là in alto. Ma che non è giusta sta cosa? Ma chi è stato? Ma non c'è nessuno nel server, almeno io non me ne sono accorto in queste 8 ore che fosse entrato qualcuno. Ma secondo voi chi è stato a fare questa cosa? Cioè non è possibile, dai! E niente ragazzi, mi è passata quasi la voglia di farvi vedere che cosa ho fatto, perché niente, vabbè, ho fatto anche il piano di sotto, per quello c'ho i picconi praticamente tutti finiti, e niente, questo è il posto semplicemente, e niente.
Ragazzi, andiamo da Steph e Fiera, va? Che per me è un po' un flashback questa cosa, perché in realtà è già successo. Comunque sto aspettando un ospite, che teoricamente... Ah, eccomi! Eccolo, che sta arrivando adesso! Ciao, amici! Ciao, come stai? Io sto bene, voi tutto bene? Sì, che tutto bene. Facciamo fare un tour della casa? Sì, andiamo, sì, voglio vedere. E gli facciamo decidere la cosa che gli piace di più della casa. Ok. Mm-hmm. Cioè, ovviamente togliamo il bambù perché altrimenti abbiamo già finito. Infatti stavo per dire bambù io, però... Guarda che bello, ma tu non sai quanto lo vedi da lontano per tornare. Cioè, non ti almeno perdonai. È tipo il faro, capito, per i pescatori, esatto. Più o meno è ma quello. Ma è bellissimo allora. No, non iniziare, Marci. Guarda, che fa schifo, lo deve togliere dalla serie, perché sennò continua. Fiere, preparati, perché io dopo ho una sorpresina per te proprio. Anch'io ho una sorpresina per te, la vuoi vedere? Con la spada in diamante. Esatto. Questa è la casetta, consigliata da Fere, quindi ti consiglierei che è bella. È molto vabbè, carina, io non so costruire, quindi ne sono consapevole, mi sono arrangiata, che dovevo fare. Ho già preso un cane che, come vedi, sta sopra i comodini. Sì, è un po' maleducato, però ciao, cagnolino. Il piano dovrà, non lo so, vabbè, sistemarsi meglio. Esatto, abbiamo già qualcuno, e qua sotto stiamo facendo, però è proprio work in progress, la zona del magazzino. Ok, bello. Perché sotto, se no impazziamo subito. E quindi abbiamo fatto fin da subito. Da questa parte, tra l'altro, c'è l'acqua e si ricollega al laghetto, quello del bambù. Oddio, che bella questa cosa. Ti giuro, non l'avevo neanche visto prima che mi ero affacciato. Bellissimo. E lo so, infatti è molto carino. Il problema che stiamo avendo è che non riusciamo a mettere i quadri. Allora, il problema è che se tu entri da qui, guarda cosa succede, tu devi far entrare un sacco di acqua e poi devi chiudere di nuovo. Ci hanno consigliato di mettere i quadri, ma sinceramente non funziona. Secondo quindi me non i so quadri come sono fare. Stati aggiornati nell'1.14, perché anche qui per fare che copre il passaggio non funziona. Io sono qui per altro. Mm-hmm. E Fiera sarà molto contenta. Lo so. Allora, io nello scorso episodio, anzi nei due episodi fa, se vi ricordate, avevo trovato lo smeraldo infinito praticamente. Ne ho un sacco nelle mie chest. Ho deciso di fare un regalo a Steph, Fiera, e sono andato nei villaggi. Ascolta. E praticamente dai, ho trovato il villaggero che scambiava le campane. No, dai, ti prego. E ho deciso... Ma voi dovreste aiutarmi, perché siete tutti dalla parte di Steph? Non ha senso questa cosa. Fermiamoci un attimo, passiamo prima al regalo di Fiera, allora. Guarda, okay, ti ho portato 7 blocchi di smeraldo con cui potrai comprare altre campane a Steph. A me non piacciono quegli smeraldi, mi piacciono solo i diamanti. Magari non c'è un villaggero che li scambia per i diamanti. Infatti me li tengo. Allora, Steph, partiamo. Una. Ok, una. Due. Dimmi che sono tre, basta. 4, ci 5, prego. 6, 7, 8, dai! 9 e 10. Pure il numero tondo, capito? E se 10. Però io non ho mai avuto 10 campane. Appunto. È il momento più bello della mia vita. No, diventi ancora più scemo. 10.000 di bambù. Io comunque, sapendo che Marci sarebbe venuto a trovarmi, avevo preparato anche io un regalo. Però secondo me non te lo meriti. No, dai. Aspetta, un altro regalo. Io ho detto, magari non hai letti colorati, quindi... Perfetto. A posto. Okay, a posto. Bello scambio. E anche bello una bella spada, eh. Sì, mi piace. La scorsa volta sei riuscita a procurarti i vasetti tu? No, i vasetti no, non ci ho fatto. Allora, caso. Vieni. Ti diamo vieni. Anche dei vasetti, dai, che siamo sì. pieni. Perché praticamente siamo riusciti a depredare dei villaggi nel deserto che erano pieni zeppi di vasetti. Sì. Quindi ne abbiamo parecchi, di conseguenza te ne possiamo dare. Ah, ecco il villaggio 3. Depredato della scorsa volta che avevo visto nel deserto. Penso che siamo stati noi, infatti. Non li aggiravate voi. Era pieno di vasetti. Sì. Abbiamo preso solo quelli praticamente. Era il nostro super mega obiettivo. Ok, grazie mille. Io penso che farò una stanza delle campane. Bravo. E poi vengo a vederla. Se senti le urla, sai cosa è successo, ok? Va bene. Ciao. Ciao. Ciao.